Più lavoro per i giovani, sicurezza nelle scuole, strade da riparare per una viabilità più sicura. Sono queste le primissime indicazioni che arrivano dai cittadini pratolani al prossimo sindaco di Prato La Peligna. Ieri abbiamo dato avvio alla nostra raccolta di opinioni che sarà posta all'attenzione dei candidati sindaco. Penso che sia quello che un po' interessa tutta la nazione, il lavoro, soprattutto per i giovani. Poi, sono tanti i problemi di Pratola, le scuole, la messa in sicurezza delle scuole, la viabilità, insomma, sono un po' tutti i problemi che investono tutte le nostre città, i nostri cittadini. Deve rifare strade. Deve togliere questi qua, questi San Pietrino. Speriamo che uno che ha una veduta brillante, perché qua è poca cosa. Guarda quei buchi che ci stanno per la piazza. Le strade, almeno credo, che siano nel loro programma di governo, diciamo. Beh, questa è una domanda da 10 miliardi di euro, nel senso che ci sono tante cose ancora da fare qui a Pratola. Ovviamente io parlo, in questo caso parlo da portavoce del Comitato Cittadini Valle Futura, noi stiamo portando avanti quel progetto di riconversione dell'area del deposito militare di San Cosimo in polo logistico e protezione civile e crediamo che questo progetto possa essere una svolta non solo per Pratola, ma per l'intero territorio della valle. Come credo che sia necessario anche un recupero, una riqualificazione dell'area urbana, specialmente del centro, perché vi sono diverse zone del nostro paese purtroppo abbandonate a se stesse, in alcuni casi pericolanti e pericolose. Sicurezza delle scuole, diciamo, lavoro e territorio, il decoro urbano sono le cose più importanti, però diciamo, diamo la priorità alla sicurezza delle scuole che è un argomento importante perché la sicurezza per i nostri giovani che sono il futuro. Al momento in cinque corrono per la conquista della fascia da primo cittadino: Antonella Di Nino, già vicepresidente della provincia dell'Aquila, Alessandra Tomassilli, ex vice sindaco e attuale consigliere di minoranza, Luanna Lulli, imprenditore albanese, Gaetano Diciocci, imprenditore espressione del centro-sinistra pratolano e Cesilio D'Alessandro Zazzaretta, esercente e venditore ambulante.